stata tra le parole più ricercate su internet durante la pandemia e questo ha portato a un'accelerazione del sistema verso iniziative per ridurre l'impatto ambientale, etico e sociale. Parliamo di sostenibilità nella moda, come spiegare la parola più inquinata del mondo. Sono Giorgia Cantarini, giornalista, stylist e talent scout e da anni mi occupo di moda sostenibile. Benvenuti a Green Revolution! Nelle puntate precedenti abbiamo analizzato che cosa significa essere sostenibili, capendo che non si tratta soltanto di filiera produttiva, ma molto di più. Comprende certificazioni, tracciabilità, etica del lavoro. Oggi ne parliamo con chi realizza i nostri capi, quindi con chi realizza i vestiti e gli accessori che compriamo. Scopriremo anche se il vero lusso ha a che fare molto di più con la qualità che la quantità. Oggi abbiamo con noi Nicola Gaverina, Health and Safety, Real Estate e Sustainability Director della Maison Valentino. Grazie Giorgia per l'invito, è un piacere essere qui con voi. Grazie a te. Nicola, la sostenibilità è un percorso molto lungo. Ci spieghi da un punto di vista di una Maison come Valentino, come vedi questa parola, che significato ha per te? Hai detto bene, è un percorso ed è un percorso lungo, quindi il primo passaggio che abbiamo sviluppato è chiederci il punto di partenza da cui questo percorso inizia. Quindi che cosa è sostenibilità, che cosa è sostenibile e cosa no, come noi ci occupiamo della nostra catena di fornitura, quali sono gli impatti che generiamo sia direttamente che indirettamente attraverso le nostre attività produttive. Da qui abbiamo potuto definire alcune priorità strategiche che sono legate alla misurazione del nostro impatto, quindi la misurazione della carbon footprint, dell'impronta di generazione di CO2 che tutto il processo, compresa la filiera produttiva, genera all'interno delle diverse attività. Abbiamo poi definito delle strategie di tracciabilità della nostra catena di fornitura e delle materie prime che utilizziamo. Senza dimenticare che abbiamo dedicato un'attenzione particolare alla etica e alla correttezza dei rapporti con tutta la filiera, perché senza trasparenza e senza etica è molto difficile lavorare e gestire una filiera così complessa. Scendiamo nello specifico, hai nominato l'aspetto etico dell'attività di un brand. Ci spieghi dal punto di vista appunto di una Maison, quando parliamo anche di attività di giving back nel sociale, che cosa intendiamo? Certo, l'aspetto sociale ha un'importanza paritetica a quello ambientale. Spesso si tende un po' a sottovalutare questo aspetto, ma lungo tutta la filiera produttiva ci sono molte persone che vengono coinvolte e i cui diritti e le cui tutele devono essere garantite anche attraverso un adeguato sistema di controllo della filiera. Il primo passaggio è stato quello di strutturare una serie di relazioni all'interno della catena di fornitura rispettose dei diritti basilari. Un altro impatto sociale è l'impatto con i nostri collaboratori, con i quali abbiamo avviato un interscambio anche di esigenze, di percezione, di priorità attraverso un comitato di etica e sostenibilità in cui tutti sono rappresentati e possono portare avanti dei progetti o presentare delle istanze. Il terzo elemento di impatto sociale è quello nelle comunità presso cui la Maison Valentino opera. Quindi l'idea di restituire in qualche forma il grande privilegio che noi abbiamo di lavorare all'interno di comunità che sono le città in cui noi operiamo, dove abbiamo i nostri store più importanti. Quindi per fare un esempio, abbiamo ormai l'abitudine quando facciamo sfilate in alcune città di contribuire attraverso la riforestazione urbana, attraverso alberi significativi, importanti, quasi dei monumenti, che identificano anche il contributo in maniera simbolica che l'azienda vuole dare alle comunità che ci ospita e magari alle location che ci accolgono durante le nostre sfilate. Tornando a parlare di ambiente, ci puoi dire se ci sono anche azioni proprio nei confronti dell'ambiente che la Maison Valentino fa? Certamente, potrei fare l'esempio delle nostre sfilate
perché le sfilate si svolgono con l'utilizzo di materiali di scena. Diciamo che già tradizionalmente Valentino è molto sobria negli spazi di scena, perché mette al centro il prodotto e quindi tende a non enfatizzare il contesto. Però comunque le passerelle, le sedute per gli ospiti, ci sono dei materiali che fino a qualche anno fa erano principalmente usa e getta, si realizzavano per lo show durava mezz'ora, dopodiché si gettavano via. Questa attività noi ormai da qualche anno la stiamo elaborando, non solo progettandoli perché possono essere più facilmente riutilizzati da noi, ma anche da terzi. Quindi esistono organizzazioni nelle principali città dove si tengono gli show che recuperano questo materiale e lo riutilizzano magari per utilizzi differenti da quello originario, ma conformi alla loro natura. E quindi questo è un esempio di circolarità su un'attività che magari non è quella a maggior impatto, ma sulla quale noi ci interroghiamo circa la possibilità di minimizzarne gli effetti. Quanto appunto è importante promuovere la circolarità? L'abbiamo appena nominata. Che cosa fate da un punto di vista anche produttivo per promuovere questa pratica? Ho sentito appunto parlare del progetto Valentino Sleeping Stock. Certo, il progetto Sleeping Stock si basa su una considerazione piuttosto comune. Tutte le case di moda hanno dei magazzini di materiale, soprattutto tessile, che vengono utilizzati ma non completamente, perché nelle fasi di prova sia di haute couture che di ready to wear avanzano delle quantità di tessuto che non sono sufficienti per realizzare o non sono utili per realizzare nuovi abiti, e quindi rimangono dormienti. Appunto sleeping per tanti anni. Valentino ha scelto di valorizzare questo materiale secondo una propria modalità, cioè trovando un partner, Tissu Market, che è una società francese che recupera tessuti, ma li recupera soprattutto per un utilizzo artistico del cinema, della realizzazione di materiale per serie TV piuttosto che per teatri, e quindi ha molto bisogno di tessuti rari o particolari. Preziosi. Come può averli Valentino, magari anche in quantità minori perché non deve fare tanti abiti, magari pochi costumi. Questa partnership ci ha consentito non soltanto di dare una nuova vita, risvegliare la bella addormentata che stava nei nostri stock, ma anche di averne un utilizzo più consono all'origine per cui sono stati scelti, materiale molto selezionato, molto curato, che quindi si presta meglio ad essere utilizzato da persone che utilizzano i tessuti in maniera artistica. Un altro progetto di cui mi interessa parlare è Valentino Vintage, perché trovo che sia il bridge perfetto tra il passato della Maison e il presente. Hai ragione, Giorgia. Il progetto Valentino Vintage consiste nell'accordo che Valentino ha fatto in 7 città nel mondo con delle negozi vintage, per cui il nostro cliente che ha un prodotto Valentino può consegnarlo in maniera che poi venga riutilizzato da altri, ottiene un valore attraverso un voucher che poi può spendere nei nostri negozi. In questo modo il valore intrinseco nei nostri prodotti continua di generazione in generazione nel tempo, senza che venga disperso o che rimanga nelle case del primo utilizzatore. In aggiunta a questo, sempre all'interno del progetto vintage, Valentino ha donato alcuni abiti vintage in numerose scuole d'arte, scuole di design nel mondo, in maniera che gli studenti possano toccare con mano il livello della nostra artigianalità e proseguire nel loro futuro anche con queste conoscenze. E poter studiare un bellissimo oggetto di design. Grazie a Nicola Gavellina della Maison Valentino. Grazie a voi. E ora in collegamento con noi direttamente da Londra, il Chief Digital Marketing Officer and Sustainability Officer Edoardo Zegna. Grazie di essere con noi. Ciao Edoardo. Ciao, buongiorno. Senti Zegna, parliamo della tua azienda, un'azienda di abbigliamento storica, alla quarta generazione dalla fondazione. In che modo i principi su cui l'azienda è stata fondata definiscono ancora oggi il vostro approccio sostenibile? Guarda, per noi sostenibilità come azienda, che vuol dire rispetto dell'ambiente, rispetto della comunità, non è un trend, fa parte di chi siamo. Io faccio parte della quarta generazione della famiglia che più da
che più di 110 anni si espone sia finanziariamente che socialmente nel preservare quanto mio bisnonno Ermenegildo ha creato dal 1910 in avanti. È questo parco naturale che si chiama Osizegna, un parco che oggi è di 100 km quadrati, stiamo parlando di 30 volte la dimensione di Central Park, dove dal 1910 in avanti ha piantato più di 500.000 di conifere, ha creato una strada, ha creato una comunità. E per noi come famiglia e io che faccio parte di Rigenerazione, c'è questa idea di ridare, quindi quando prendi. Restituire, esattamente. E sin dal tempi di mio bisnonno vedeva una correlazione tra il successo aziendale con il beneficio e la felicità dei propri dipendenti. E quindi questa è stata una maniera di ridare a loro quanto loro hanno dato a lui. Ed oggi io eredito questo, io come la mia generazione ereditiamo questo posto fantastico che si chiama Osizegna. E appunto forse la maniera che questo arriva al consumatore è grazie alle azioni che stiamo facendo anche a livello di brand. Cioè il nuovo progetto che abbiamo lanciato, che si chiama Osi Kashmir, ha esattamente questo. Ecco, spiegaci esattamente Osi Kashmir, qual è la correlazione tra il progetto Osi e il Kashmir. Esatto, è questo noi parliamo di Osizegna come la casa dei nostri valori, quindi questi valori fondanti di voler ridare alla comunità e voler essere molto consci a livello della sostenibilità e dell'environment, ci ha fatto dire quando noi pensiamo a Kashmir dobbiamo pensare a un Kashmir che è totalmente tracciabile. E quindi abbiamo deciso di mettere la parola Osi di fronte alla nostra produzione di Kashmir, facendo questo commitment di dire che dal 2024 in avanti tutto quello che viene prodotto sotto la label Osi Kashmir, che è la grande maggioranza, è totalmente tracciabile. E ecco. Quindi questo vuol dire conoscere la filiera, conoscere tutta la filiera dall'allevatore in Mongolia fino alla filiera della produzione della tessitura e della produzione dei prodotti e fino al consumatore stesso. Ecco, ho letto che avete deciso di acquisire una fattoria in Australia. Ci spieghi come mai e come mai proprio in Australia? Questo concetto anche di from ship to shop. Sì, questa è stata una decisione familiare di nuovo di voler connettere tutta la filiera e quindi conoscere. Se vuoi conoscere quello che uno mangia e di conseguenza essere anche orgoglioso di quello che uno mangia e in qualche modo il nostro stile di vita familiare è sempre stato quello di dire che va bene avere successo, va bene crescere, ma la crescita e il successo può anche essere un sinonimo di fare le cose come si deve e quindi di essere anche orgogliosi delle cose che uno fa attraverso la filiera. Quindi avere questa ship to shop, quindi conoscere tutti i processi, ti rende da un lato cosciente di quello che fai, dall'altro ti rende molto in controllo, soprattutto in anni come questi qui, dove la supply chain è stato un problema per tante aziende. Averlo sotto il nostro controllo ci ha aiutato a controllarlo Certo, hai il pieno controllo di tutta la produzione che parte dall'animale fino poi a effettivamente la produzione dell'abito, del maglione, insomma, del capo di abbigliamento, giusto? Esatto, poi naturalmente noi non gestiamo tutta la filiera dalla testa ai piedi, ci sono dei pezzi che abbiamo controllo, ma di nuovo è un approccio, uno stile di vita, è una maniera di lavorare, è una promessa che abbiamo al consumatore di fare un prodotto di cui siamo molto orgogliosi. L'obiettivo di una realtà zero sprechi è uno degli obiettivi più importanti di un'azienda in questo momento. Ci spieghi che cosa vuol dire con l'hashtag? Voi usate questo hashtag anche, use the existing, questo concetto, come si interfaccia con la sostenibilità? Che lo trovo un concetto molto interessante. No, esatto. Quindi, di nuovo, uno dei vantaggi di riuscire a controllare tutta la filiera e tutta la supply chain e riuscire a capire come ci sono tantissimi sprechi
su tutto il processo industriale. E ci siamo chiesti, 5 anni fa, ci siamo chiesti, ma prendiamo e compriamo le fibre naturali più preziose al mondo, come riuscire a ottimizzare l'acquisto e l'utilizzo di questi tessuti e così via. E quindi nella creazione di ogni singolo prodotto c'è uno spreco. Certo. Perché di nuovo non riesce a ottimizzare, per quanto uno riesce, cerca di ottimizzare un tessuto, faccio un esempio di un tessuto rettangolare, tagliando e ottimizzando il più possibile questo tessuto è comunque uno spreco, e quel 10, 15, 20% di spreco è fatto di materia prima fantastica, quindi perché buttarla via? Certo, quindi può essere rimpiegata. Esatto, quindi tramite dei processi innovativi di riutilizzo lo rimettiamo, lo distruggiamo, lo rifacciamo in tessuto e quindi riusciamo a creare all'interno della nostra collezione dei prodotti che hanno la loro label used existing, e quindi è tessuto super pregiato che viene riutilizzato per fare dei capi. Quindi se uno va in un negozio oggi Zegna può trovare dei capi che hanno una qualità di nuovo stupenda, perché è un materiale, una fibra molto molto preziosa, la stiamo solo riutilizzando e non sprecando. Ma i vostri clienti dimostrano interesse per questo approccio responsabile? Vi fanno delle domande? Quindi c'è un dialogo tra voi e il consumatore? Assolutamente. È di nuovo questo discorso di voglio sapere che cosa mangio. Fa parte dello storytelling che tutti i nostri style advisor nel mondo fanno, e fa parte un po' della nostra differenza rispetto ad altre aziende. Ed è in parte il nostro orgoglio, l'orgoglio di far vedere chi siamo e essere molto orgogliosi di dove veniamo. Mio bisnonno faceva tessuti, la mia generazione oggi eredita questa azienda, e sta a noi cercare di essere, come dire, responsabili e onorare quanto era stato creato al tempo e preservare questo tipo di know-how e questo tipo di valori e di eticità. Grazie Edoardo, io sono Giorgia Cantarini, vi aspetto la settimana prossima a una nuova puntata di Green Revolution per scoprire la moda responsabile.